Ci hanno chiesto notizie sul terminal GNL Adriatico al largo di Porto Levante. Il terminale GNL Adriatico è un'isola artificiale che funziona da rigassificatore di GNL, collocata a circa 15 km al largo di Porto Levante, frazione di Porto Viro. La società che opera sul terminal è una joint venture al 70% da ExxonMobil, al 23% da Qatar Petroleum e al 7% da Snam. Il rigassificatore ha una capacità di produzione iniziale di 8 miliardi di metri cubi l'anno ed una capacità massima di stoccaggio di 250.000 metri cubi di GNL, due serbatoi da 125.000 metri cubi l'uno, ogni settimana, per una vita prevista dell'impianto di 25 anni. Ed è munito da 4 bracci di carico per prelevare il gas naturale liquefatto dalle metaniere. E questo la mette al quarto posto nel mondo per capacità. L'isola artificiale è stata costruita ai cantieri Acciona, in Andalusia, ed è una struttura di cemento armato in grado di galleggiare dalla forma di parallelepipedo di 88 x 180 metri, alta 47 metri. È il primo terminale di rigassificazione del metano liquido offshore, realizzato con tecnologia particolare, cioè non galleggiante o poggiante su piloni, ma direttamente adagiato sul fondo marino. Una volta rimorchiata fino a destinazione definitiva, la struttura è stata zavorrata con 350.000 metri cubi di sabbia, fino a farla appoggiare sul fondale profondo 30 metri, in modo che emerga per 17 metri. Successivamente, pietrisco proveniente dalla Croazia è stato posato attorno alla base dell'intera struttura, per proteggerla contro l'erosione delle fondale. Il gasdotto di collegamento giunge a riva nei pressi di Porto Levante ed attraversa il delta del Po fino a Cavarzere, provincia di Venezia, dove è stata realizzata una stazione dedicata di misurazione del gas. Da qui il gasdotto prosegue fino a Minerbio, provincia di Bologna, dove si innesta nella rete nazionale di distribuzione del gas.